Salve a tutti cristalline e cristalline, nel video di oggi, come leggete da titolo, vi faccio vedere come ho realizzato questi orecchini con delle foglie autunnali, visto che cominciamo ad avvicinarci all'autunno e io sono super super felice di questo periodo. Come colore principale vado a utilizzare questo champagne della Cernit e vado a fare con il colore pieno la base dove poi andrò ad attaccare il perno degli orecchini. Poi vado a prepararmi uno dei miei colori preferiti, che è il colore opale della Premo, e vado a tagliuzzarlo in piccoli pezzi insieme al color champagne. Poi vado ad aggiungere anche un po' di pigmento oro, in questo caso ho preso questo di qua di Le Bimbi che è super luminoso e mi piace tantissimo. Ne vado a mettere anche un bel po'. Vado a miscelare e ricompattare il tutto, in questo caso non ho avuto bisogno di aggiungere nessun fimo liquid o cose del genere, perché era abbastanza morbido, quindi si è compattato per bene. Una volta ottenuto il mio cubetto, vado a tagliarlo e a posizionare le varie fettine una accanto all'altra. Per questi orecchini ho deciso di utilizzare questi cutter a forma di foglia che trovo veramente adorabili e mi ricordano tantissimo l'autunno che sta arrivando. Vado ad aggiustare un po' la forma dei pezzi e poi vado a cuocere il tutto seguendo le istruzioni riportate sul panetto. Questi sono i pezzi che ho ottenuto, una volta cotti sono super luminosi come vedete, però preferisco andare a resinarli. Poi vado ad attaccare i perni ai miei orecchini, prima con un po' di colla e poi con la resina UV per far sì che tutto rimanga ben saldo. Questo è il risultato dei miei orecchini una volta montati, io li trovo davvero carini, super luminosi, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!